Ciao, io sono Luke De Rose e in questo video ti andrò a spiegare il concetto di compressione audio. Hai presente quando senti la tua voce o il tuo strumento ad un volume perfetto rispetto agli altri elementi del brano? Questo magari in una parte intensa come un ritornello, però poi arriva una parte più soft e la tua voce o il tuo strumento li senti sparire perché vengono sormontati dagli altri elementi del brano. Quindi magari provi ad alzare il volume, però così facendo alla parte intensa successiva li sentirai ad un volume troppo alto, vanno a sovrastare anche gli altri strumenti. Quando c'è questo problema non c'è niente di meglio che utilizzare un compressore per risolvere. Che cos'è un compressore audio? Non è nient'altro che un riduttore della differenza di volume nelle varie parti di una traccia, che sia di una voce, che sia di un altro strumento. Se questo è una parte di voce dove c'è ad esempio un sussurro, una parte sussurrata, e qua c'è una parte cantata più intensa, il compressore questa differenza qua la va a ridurre, rende più vicina la parte di voce sussurrata a quella cantata in modo più intenso. In questo modo, spostando il volume dell'intera traccia, sarà più facile regolare il tutto, e se questo processo è applicato a tutte le tracce del mix, dove necessario, otterremo un mix molto più bilanciato e sarà possibile trovare il livello ottimale per ogni singola traccia. Non ti nascondo che questo è il mio primo video dove parlo direttamente in camera, però spero comunque che questo contenuto ti sia stato utile. Fammelo sapere nei commenti e iscrivendoti.